Io dirigo anche un film festival internazionale che ha una parte sociale. Quest'anno il tema era sulla violenza domestica e abbiamo indetto un concorso internazionale di cortometraggi, ed è quello che stiamo proponendo a voi, no? Un cortometraggio di massimo 3 minuti senza dialogo, perché con le parole è facile spiegare, con solo le immagini e i suoni bisogna ingegnarsi un po' con la creatività. Ci sono anche tanti altri ragazzi che non sono potuti essere qui stamattina. Perché voi? Perché la vostra età? Perché? E noi che lavoriamo nel settore siamo molto a contatto con donne normalmente dai 24 ai 25 in su. Sappiamo che cos'è la violenza, l'abbiamo studiato, lo viviamo come operatori nel settore. A me interessa, a noi soprattutto, ma a me, lo sguardo vostro, cioè che cos'è per voi, come lo raccontate voi. Perché siete voi che poi potete cambiare qualcosa, perché siete voi che, crescendo ancora di più quando uscirete poi dalle scuole, andate avanti con le vostre vite, potete cambiare le cose semplicemente con l'atteggiamento che avete davanti al fenomeno. Forse non tutti sapete che c'è una risoluzione delle Nazioni Unite, numero, qua si vede poco, me lo sono segnata, da 54-137 del 17 dicembre 1999, che fissa proprio la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne in ricordo delle sorelle Miraballa. Io vorrei ricordare qua i loro nomi: sono Aida Patrizia Mercedes, Maria Argentina Minerva e Antonia Maria Teresa. Se voi andate a vedere su internet vedrete le loro fotografie, sono ragazze giovanissime, 24-26 anni, bellissime veramente, potreste essere voi alla loro età, potrebbero essere le vostre sorelle, ma ragazze veramente splendide, che andavano a trovare i loro mariti che erano incarcerati perché erano contro la dittatura di Trujillo della Repubblica Dominicana. Sono state fermate, violate, picchiate e poi alla fine assassinate. E questo accadeva il 25 novembre del 1960. Quindi secondo me queste giornate sono veramente importanti anche per fare queste riflessioni e per ricordare la storia, perché molto spesso si dice la violenza contro le donne, c'è questa giornata, ma perché è stata istituita? Proprio in ricordo di queste ragazze che sono ognuna di noi. Diamo voce a chi non ha voce significa non solo dare la possibilità alle vittime più deboli di parlare, ma anche alle donne di essere ascoltate, questo è importantissimo, e di tramutare poi le loro parole anche in fatti concreti. E noi siamo convinti che per cambiare culturalmente, perché proprio bisogna fare una rivoluzione culturale, perché non ci siano più donne che subiscano violenza, donne e anche uomini, giovani, bambini, bisogna proprio partire da voi ragazzi, perché voi rappresentate il nostro futuro, perché voi sarete gli adulti di domani, non sono frasi fatte o scontate, questa è la verità, per cui dovete essere voi a iniziare a produrre un cambiamento nella società. Perché quello che conta in realtà è il rispetto. Si parla tanto di violenza, ma la violenza nasce dalla mancanza di rispetto. Quindi l'importante è sempre rispettarsi l'uno con l'altra. In Italia la morte a causa della violenza è la prima causa di morte delle donne, prima degli incidenti stradali e prima dei tumori. Quindi pensate che numeri assurdi possono essere. Puntare il faro sulle vittime invisibili, questa è un'altra cosa. Si parla sempre di chi subisce la violenza, si parla ancora troppo poco di chi vede la violenza attuata, perché anche questo è un trauma. Abbiamo aperto questa agenzia di pubblicità e abbiamo iniziato a fare dei lavori per molti clienti. Mia moglie è fotografa e post producer, e abbiamo capito che è importante fare una buona comunicazione, nel senso, la nostra comunicazione deve dire la verità. Noi possiamo montare, possiamo scegliere una bella musica, possiamo fare un sacco di robe belle, ma senza l'idea non riusciamo a fare nulla. Adesso volevo chiamare Massimo Arrigoni, che è uno dei registi dei cortometraggi che adesso vi farà vedere lui, la festa di Anne finalista, con suo fratello Andrea. Loro hanno, tra parentesi, appena aperto, finito di fare il corso di film, hanno aperto comunque una casa di produzione,
Quindi loro vi faranno anche, a parte che vi parleranno di come l'hanno girato e le difficoltà che hanno incontrate, che magari saranno alcune di quelle che incontrerete voi, ma soprattutto di come, iniziando da un corso, adesso loro hanno messo su un qualcosa che è un lavoro, che è un mestiere, che è una professionalità, e chissà che non sia così per uno di voi. Quindi Massimo, Andrea. Faccio questo e vorrei continuare a farlo per far uscire dalla sala qualcuno, anche uno solo di voi o di chiunque sia entrato per vedere un prodotto, un video, un film, e dire: ah, però adesso so qualcosa in più, o comunque la vedo da un punto di vista diverso, mi ha insegnato qualcosa, insomma, comunque che faccia presa, anche che emozioni o che rattristi. Non è detto che anche un film che magari uno dice: ah, mi ha fatto schifo, ma comunque sembra una stupidaggine, ma alla fin fine ti ha lasciato qualcosa, vuol dire che ti ha lasciato un effetto, un sentimento negativo. È già qualcosa, non vedo perché, cioè, non tenerne conto, insomma, no? Tutto ci fa crescere, sia le cose positive che negative. Quello che mi preme anche dire è che un lavoro come questo è fondamentale, un lavoro di squadra. Purtroppo non sono giovane come voi, perché io ho 38 anni, vengo da un'esperienza commerciale varia, partendo da società di informatica, poi nel campo editoriale e nel campo di vendita dell'arte, finché non abbiamo aperto questa società di produzione video che si chiama Red Circle, produzione video 360 gradi, facciamo video sia aziendali che video per partecipare a questi concorsi, video per partecipare a festival internazionali, video anche di matrimonio, se vi volete sposare potete chiamarci tranquillamente, ci trovate su internet a www.redcircle.eu. Il problema maggiore della produzione video è, a mio parere, perché io mi occupo comunque della parte commerciale e organizzativa, è quella innanzitutto di trovare le persone giuste, formare una squadra, formare un team che sia legato sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista dell'idea, che si marci, diciamo, tutti per uno stesso obiettivo. Grazie veramente all'8 marzo, grazie.